Svizzera non sarà più un paradiso fiscale dopo un lunghissimo negoziato durato più di 3 anni. Il ministro dell'economia a Padoan e la consigliera federale Evelyn Widman-Schumpf firmano a Milano uno storico accordo che riguarda anche i frontalieri e lo status doganale di campione d'Italia. Questa misura, la voluntary disclosure, consente ai nostri contribuenti di sanare con sanzioni ridotte, ma pagando interamente le imposte dovute, le posizioni irregolari rispetto ai capitali detenuti all'estero. Il comune impegno dei nostri due paesi è quello di contrastare, su base bilaterale di reciprocità, l'infedeltà fiscale. L'accordo sullo scambio di informazioni tra Roma e Berna, che dovrà essere ratificato dai rispettivi parlamenti, renderebbe impossibile per i contribuenti italiani trasferire denaro nelle banche elvetiche per evadere il fisco. L'Agenzia delle Entrate infatti può chiedere verifiche mirate anche su singole persone. Inoltre l'intesa raggiunta facilita il rientro dei capitali senza incorrere in sanzioni penali. Chi decide di non farlo invece andrebbe ad esporsi a rischi proprio per il venir meno del segreto bancario. Giovedì prossimo invece verrà siglato anche l'accordo con il Liechtenstein. Il governo italiano non nasconde dunque la soddisfazione in un momento in cui sembra voler accelerare con le riforme. Dopo il Jobs Act, fonte ancora di polemiche nel centro-sinistra, l'esecutivo sembra intenzionato a riaprire la matassa pensioni per modificare la legge Fornero. Tra le ipotesi in studio, maggiore flessibilità sull'età pensionabile e rendere più conveniente il riscatto della laurea. In cantiere anche la riforma della RAI, mentre quella della scuola dovrebbe approdare nel Consiglio dei Ministri di venerdì prossimo.